Buonasera da Bruxelles, Commissione Europea lavora insieme ai Paesi membri per un accordo sulle riammissioni volontarie degli immigrati tunisini. Ad annunciarlo oggi la Commissaria Europea agli Affari Interni Cecilia Malmström, che ha affrontato la questione con le autorità tunisine durante la sua visita sul posto la scorsa settimana. Necessario però che nel Paese si crei occupazione per invogliare il rientro volontario dei tunisini. Politiche nazionali serie per l'integrazione delle comunità rom in Europa. A chiederlo oggi la commissaria responsabile per la giustizia, Viviane Reding. Will be the setting of Roma integration goals which are specific. L'obiettivo è quello di migliorare l'integrazione economica e sociale dei Rom, ha detto la Reding, che ha proposto un quadro europeo di strategie nazionali per la creazione di fondi per incoraggiare gli sforzi di integrazione. Crisi economica in Portogallo, la Commissione europea esclude al momento un prestito a breve termine. Bruxelles, ha dichiarato oggi il portavoce dell'esecutivo, è pronta ad accogliere qualsiasi richiesta dal paese, ma al momento Lisbona non avrebbe avanzato nessuna domanda per un prestito. A giugno in Portogallo sono in programma le elezioni presidenziali. Quote rosa nei CDA e voto degli azionisti sulle retribuzioni dei propri manager sono due ipotesi su cui sta lavorando Bruxelles in questi giorni per le nuove norme sulla governance societaria. Secondo i dati della Commissione europea sono ancora pochissime le donne che ricoprono posti importanti nelle aziende europee, con l'Italia fanalino di coda con il 70% delle società quotate che non ha donne nel proprio board.